Cari amici, anzitutto un grazie di cuore per questa possibilità di condividere con voi, con voi, di una persona che ci lascia una testimonianza speciale nella vita. Sto ricordo così vivo da voi diventa oggi una filigrana, una cartina di tornasole attraverso la quale la parola di Dio che abbiamo ascoltato ci diventa ancora più comprensibile. Mi sembrerà strano quello che sto dicendo, ma è così, perché dobbiamo renderci conto che noi non crediamo molto, non abbiamo quella fede che Gesù dice di avere. Il braccio di Dio non si è accorciato. Sappiamo noi riconoscerlo quando si manifesta. Sappiamo riconoscerlo attraverso degli eventi particolari che non sono per caso, che non avvengono così, ma che sono per noi. Sono per noi, perché non solo ne parliamo come eventi, ma perché possiamo arrivare di più alla fede. Non solo possiamo e dobbiamo meravigliarci di ciò che abbiamo visto, sperimentato, conosciuto, ciò di cui siamo testimoni, e quindi non di favole raccontate, ma perché la nostra fede aumenti. Il corpo può essere ucciso da una malattia improvvisa, da una malattia che, come diciamo oggi, non perdona. Io lo vedo come un segno di Dio. La persona uccisa dalla violenza ha seminato nella sua vita tanto bene nel curare i malati di tumore, nel prendersi cura di persone allo stato terminale. La vita che ricordiamo è in quella situazione ha avuto un cambiamento improvviso, secondo noi, ma non secondo Dio. Perché quando il Signore parla, tocca, può essere un sogno, può essere un evento, può essere una circostanza, un amico, una parola, ma Dio sa quale corda della nostra sensibilità toccare, perché Lui è geloso di noi. Ci ha creati per amore. E basta che scopriamo, ricordiamo, facciamo memoria di questa verità e saremo ancora più sensibili a questa azione di Dio. Per i miei, ne sono convinto, non sono storie straordinarie. Sono straordinarie perché devono turbare la nostra vita ordinaria che diventa superficiale. Perché è incapace di aprire gli occhi davanti alla meraviglia quotidiana di un Dio che continua ad amarci, di un Dio che guardiamo crocifisso e sappiamo che è risolto, ma forse al di là di un segno di invocazione o di benedizione non andiamo oltre. Ma quale provocazione ci viene dalla croce? Quale provocazione dalla certezza della vittoria sul male, sul peccato, ma anche sulla malattia? Ecco che apriamo gli occhi allora davanti a che cosa? A tutto il bene. A tutto il bene che diventa il patrimonio che ogni persona lascia, deposita sulla vita, deposita anche nel nostro cuore. Non per fare delle agiografie, ma per dire che nel XXI secolo Dio è vivo.
Dio opera. Il valore salvifico della croce non è una proclamazione dei teologi, una bella riflessione durante le prediche. Il valore salvifico della croce passa attraverso la nostra esperienza e dovremmo educarci tutti a riscoprire in quale modo il Signore viene oggi a visitarci. Il Vangelo è attuale. Se oggi la nostra vita nobile ci ricorda che è bastato un prestare ascolto improvviso ad una voce interiore, ad un sogno, ad una parola del Vangelo, ad una certezza riscoperta, la via sicura della morte e la via della vita. Un assurdo logico, ma è la via della salvezza e della speranza. La croce di Cristo, non lo dimentichiamo, è un fallimento umano. Fallimento umano, ma il segno della vittoria. E che vogliamo veramente ringraziare Dio per averci dato la possibilità di riflettere su questo alla luce di un'esperienza concreta. Perché la parola di Dio si è fatta carne. Perché la nostra carne diventi parola. E la nostra carne diventa verbo quando, non con le parole, ma con lo stile di vita, con il senso che diamo alla nostra vita, riusciamo a comunicare la gioia della fede, la speranza della salvezza e l'amore che rende nuove tutte le cose. Aiuto nel nome del Signore. Amen.
Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore.